azioni che possono essere di supporto alla famiglia senza necessariamente sostituirla, quindi un'azione proprio di supporto. E in questo abbiamo anche fatto una scelta politica di diffusione di informazioni, perché spesso anche le famiglie che potrebbero candidarsi a offrirsi come affidatari non lo fanno perché pensano che sia un impegno gravoso, no? Perché in effetti avere un affidamento full time di lungo periodo e di bambini che hanno anche problemi piuttosto importanti è un impegno gravoso. Però stiamo cercando proprio di diffondere questa informazione, cioè questa possibilità anche di offrirsi come famiglie di supporto, insomma, in realtà è questo, cioè alcuni giorni della settimana, alcuni fine settimana, oppure tutti i pomeriggi, insomma, e diciamo, negli ultimi tempi siamo riusciti anche a incrementare la platea delle famiglie disponibili per questo. Ma non è semplice perché c'è sempre una preoccupazione di fondo che la richiesta sia, come dire, una richiesta gravosa, ecco. Però se si riesce a fare questo, magari non si arriva a quello. Allora, misure di sostegno economico, al primo posto ovviamente l'integrazione al reddito, la povertà ovviamente non importa come dire dirlo, è presente in molti, molti strati della popolazione, della nostra popolazione residente. 15 buoni spesa, quindi vuol dire che per moltissimi, per alcuni di questi minori è necessario un intervento per l'acquisto di latte presso le farmacie, generalmente si tratta di questo, infatti abbiamo accordi con le farmacie proprio per tradurre l'intervento economico in un intervento preciso che è come garantire l'alimentazione. Chiaramente in questi casi si tratta per lo più di neonati, quindi di bambini di 3-4 mesi. E poi 11 interventi di supporto, tipo interventi finalizzati alla partecipazione del minore alle vacanze estive, oppure ha bisogno, inizia la scuola, quindi una serie di interventi legati all'acquisto di libri, diciamo totalmente gli interventi nell'anno pericoli sono stati 173, parlo di interventi economici, 64%, cioè certo, Fuscecchio e Castel Fiorentino ovviamente stanno al primo posto. Questo schema però li battiamo a queste tre. Sì, è rimasta anche dall'altra parte. Le misure di sostegno economico è ovvio che riguardano in larga parte nuclei stranieri, proprio perché per le difficoltà che presentano ad integrarsi sul territorio, a trovare un lavoro, a trovare una casa, un affitto adeguato, sostenibile, cioè diciamo gli elementi e fattori che determinano una condizione diciamo di povertà, tra virgolette, appartengono ovviamente anche agli italiani, ma in modo particolare. Fabrizia, vai, perché siamo a un decimo della sì, ma quasi mi chiedevo a che ora. Ora non so, magari per noi non è un problema, però magari per voi Allora, sostegno domiciliare alla domiciliarità. Parlavo di educativa prima, è uno degli interventi che è possibile realizzare verso minori. Vai, si continua lui. In difficoltà, scusa. Rispondi pure, no? Questa vai, sì, credo che appunto il discorso dell'intervento educativo sul totale dei 60-54 interventi su minori con un'assistenza domiciliare, credo che abbia la sua importanza rispetto a questo supporto che in qualche modo deve essere fatto sul minore. Posso fare una domanda? Materialmente l'assistenza domiciliare educativa, tutti i giorni, per quanto Dipende tempo? dalle tipologie di bisogno del bambino, per cui
va visto, perché può essere un intervento esclusivamente domiciliare, ma anche per capire le dinamiche che ci sono dentro il nucleo rispetto di far minore. Può essere del piccolo gruppo, perché in qualche modo non è solo ed esclusivamente con l'educatore, che è la sua figura di riferimento, però può essere poi una condivisione nel piccolo gruppo, può essere di supporto per i compiti a casa. Cioè, va visto un attimino, perché... Cioè, la cosa più... Cioè, un minimo e un massimo, non so, per esempio, compiti domiciliari, si va a fare i compiti con il bambino tutti i giorni, una volta a settimana? No. Cioè, non sarebbe l'educatore che va a domicilio per fargli fare i compiti, però potrebbe essere quello, potrebbe essere pretesto. L'altro appunto numero che in qualche modo deve prendere l'attenzione è i 18 incontri per protetti, che sono quelle delle separazioni conflittuali, per cui ci può essere una disposizione da parte del tribunale che il bambino deve essere in qualche modo accompagnato all'incontro col genitore, però con una situazione di supervisione di un operatore che in qualche modo presenzia all'incontro. E laddove... Vedete una percentuale molto alta di disposizione? Molto alta, e c'è un obbligo di rispondere in questo senso, cioè di predisporre l'incontro e spazio d'altro. Quindi non solo con la presenza di personale formato, ma anche nel spazio neutro, che non può essere la NASA o... I gruppi di incontro protetti 18 sono nella percentuale degli stranieri o no? Qui non abbiamo fatto una percentuale. Sui 54 che sono in carico al servizio di domiciliare educativa, 18 lo sono per incontri protetti. Centro diurno il Toppile, 827 minori hanno frequentato il centro diurno che è localizzato a Montelupo, 8 sono di Empoli. Non capisco se minori residenti ora. Ah, minori residenti. È la residenzialità. È la comunità per minori. Esatto. Allora, comunità per minori 13. Quindi qui sono minori. Qui siamo sul settore della semiresidenzialità e residenzialità, quindi minori che frequentano o sono inseriti temporaneamente all'interno di strutture o semiresidenziali o residenziali. Allora, il diurno che è a Montelupo, 8 dei minori che frequentano sono di Empoli, 13 minori di Empoli sono stati collocati in strutture residenziali. Ovviamente trattasi sempre di collocamenti temporanei, quindi finalizzati a una dimissione, a un'uscita nel più breve tempo possibile, sempre in condivisione col servizio sociale professionale che aveva anche in carico il minore e condivide l'intervento con gli educatori della struttura residenziale. 18 minori con madri sono stati ricoverati in strutture residenziali temporaneamente, di 12 solo le madri, solo su Empoli. In genere queste situazioni sono situazioni di alta conflittualità all'interno del nucleo familiare, e quindi si predispone un allontanamento a tutela non solo del minore ma anche della madre. Sì, io vi volevo, scusa Patrizia, far notare una cosa: se si vede la precedente e questa di slide, no? Cioè vediamo come ora si rappresenta ora sull'area minori, poi lo potremmo fare anche per le altre aree. Come avete visto, vai un attimo sulla precedente, cioè si va dall'intervento in area socioassistenziale, per dire può essere un supporto più operativo per quella famiglia, per quel minore, all'intervento educativo, gli incontri protetti e poi semiresidenziale, residenziale di un tipo, residenziale di un altro, la, come dire, differenziazione di intensità di bisogno che appunto richiama il progetto personalizzato, come dicevo, non si può dire standard, si può fare questo, quando succede A si può fare B. Cioè noi dobbiamo avere una gamma perché i bisogni hanno diverse intensità e ci sono bisogni che si possono, come dire, affrontare
con un supporto flessibile con l'affido part time, e quindi c'è bisogno solo di una famiglia competente, ma diciamo a fare la famiglia, insomma. Invece ci può essere un bisogno che ha un'intensità più alta, e quindi una residenzialità, una serie residenzialità, o una residenzialità specifica per dire magari dove ci servono competenze anche perché si accolgono bambini o ragazzi con problematiche di neuropsichiatria infantile. Quindi questo per rifare un po' il ragionamento che, diciamo, il progetto si basa sulla valutazione del bisogno e la risposta a questo bisogno sta in una gamma ampia che va da un intervento di prossimità, anche se organizzato, a un intervento molto strutturato in comunità o in servizi semiresidenziali. Questo vale un po' per tutte le aree, insomma, no? Cioè la gamma è ampia e l'importante è che questa risposta sia strettamente collegata al bisogno che quella persona o quella famiglia esprime, insomma. I minori in carico residenziale per i minori in carico della neuropsichiatria, che cosa sono? Sono minori o una patologia psichiatrica? No, che cosa sono le strutture residenziali? Ah, noi abbiamo, diciamo, sul territorio nostro, Francesca e Chiara. Che è una comunità di tipo terapeutico, così come c'è anche un centro diurno, che è quello della Scala, dove vengono, come dire, fatti dei trattamenti che sono prevalentemente di tipo educativo, psicoeducativo e anche terapeutico riabilitativo. Però residenziale stanno. Allora, qua residenziale 10 giorni, quell'altro di invece quello madre residenziale, che cosa vuol dire? Cioè la madre con il bambino, allora minori con madre vuol dire che quei 18 bambini erano presenti in struttura temporaneamente insieme alla madre, mentre madre residenziale le madri erano 12 e minori 18, quindi vuol dire una mamma c'ha due bambini, solo madri di quelle 18, più di un figlio. No, sono le madri dei 18, sì, quindi qualcuna di loro è entrata, è stata trovata con figli più di uno. Violenza di genere, situazione chiaramente molto, molto presente anche sul nostro territorio. Nell'anno 2016 le donne in carico per violenza sono state 40, di cui straniere 16. Qui ci sarebbe da dire moltissime cose, ma direi di andare avanti, altrimenti non ce la facciamo. Posso, ma se volete, noi non abbiamo difficoltà a rimanere, era per darvi un quadro più, come dire... Cioè. Questa qui sono gli interventi di natura economica. Infatti, forse voleva fare una domanda. Sì? No, non era una domanda, era una riflessione su quello che avevi detto. Sicuramente i dati così sono necessari, forse ci sarebbe... C'è bisogno di un approfondimento su alcuni temi e forse potrebbe essere oggetto di commissioni successive, perché noi siamo qui ad ascoltare per la prima volta, quindi magari qualche domanda ci viene in mente, la facciamo, insomma il materiale è tanto e io la considero personalmente un'infarinatura. Poi il tema è talmente, forse si può valutare su quale argomento approfondire, esatto, così si riesce magari in un'ora, in una seduta successiva ci si concentra su un argomento che si può ritenere utile o si approfondisce questo, successivamente. Questo magari valutiamolo come commissione individuando alcuni temi e poi chiediamo secondo la vostra e poi chiediamo l'intervento. Per ora siamo a cercare, siamo appena alle porte, tra l'altro. Ma infatti già questo rende l'idea di come aspetta, forse volevo soffermare. No, questa è la parte amministrativa, è per il fatto della riunione, sono i numeri di domande lavorate nell'anno, quindi i soggetti hanno presentato una domanda, le domande sono state accolte.
soldi che non sono ovviamente erogati dall'Unione, ma sono una lavorazione, diciamo, amministrativa, come le varie leggi individuano come sportello lo sportello del comune dove fare domanda. Sì, ma infatti questi sono dati che si possono anche andare, cioè, una volta che ce l'hai, diciamo, magari la cosa interessante, poi dopo sei sia presentate, poi domande presentate, domande no, esclusione, cioè, che però, cioè, non è così, sì, poi molti, molti, perché poi si individua la legge di ammissibilità o meno della domanda, per cui viene fatta l'istruttoria amministrativa. Se, diciamo, a differenza di quelle altre cose che avete visto che passano da un percorso di accesso, presa in carica, valutazione e definizione del progetto, queste sono delle prestazioni che invece hanno dei criteri di elegibilità piuttosto standardizzati, e quindi o si sta dentro quel canale oppure non ci vuole. Non sono discrezionali, qui non sono discrezionali. C'è una valutazione, c'è un certo. Qui c'è la legge che individua quali sono i requisiti, quindi non c'è discrezionalità o valutazione, quindi sono numeri. Esatto. Anche negli altri casi da conoscere. Ma... Anche negli altri casi dove c'è la valutazione, c'è una guida, come dire, normativa, però c'è anche un fatto valutativo. Personalmente si dovrebbe fare una commissione su chi sono gli assistenti sociali. Per dire, cioè, quali sono le competenze, come vengono valutate. Però non è chiaramente ora. Secondo le vostre, insomma, valutazioni. Intanto procediamo con le slide. Allora, sostegno all'inclusione attiva, la misura di contrasto alla povertà per il sostegno all'inclusione attiva. Qui le domande istruite nel 2016 sono state 292, lo sviluppo nel 2017 è questo. Quindi questo è un dato complessivo. Esatto. 15 nuclei italiani, 34 nuclei stranieri, e i contributi che sono stati erogati. Ovviamente quando parliamo di SIA si accentua, ma ancora di più, quel modello e quella metodologia di lavoro di cui vi dicevo prima, che ogni progetto deve avere un obiettivo, deve avere tutta una serie di azioni finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo e soprattutto un patto con la persona, con la famiglia. La famiglia deve rispettare il patto, riceve un contributo, in questo caso attraverso una carta, di, chiamiamola, di credito. Prepagata, ma l'erogazione del contributo è strettamente collegata al fatto che, la famiglia si impegni in quelle azioni che abbiamo concordato, che possono essere un tirocinio, una formazione, un inserimento socio-occupazionale, questo. Il progetto ogni mese, contributo mensile alla famiglia. No, mensile. Allora, il progetto SIA è da metà dicembre 2016 confluito nel... Sì. Da 2016 al 2017 il SIA? Sì, da dicembre 2017, da metà dicembre 2017 è confluito nel REI, e le domande che prima erano escluse, avendo ampliato la possibilità di accedere a quelli che prima erano esclusi, di fatto il numero delle domande arrivate nell'Unione dei Comuni in pochi giorni sono circa 330, di cui su Empoli 112. Non sappiamo ancora se quelle presentate sono tutte in qualche modo che hanno requisiti, diciamo, d'accesso, però questa, diciamo, modalità nuova di contrasto alla povertà di fatto amplia una situazione piuttosto importante, come è interessante sulla... Sì, è una misura istituzionale, quindi importante, proprio perché ampliamo sia ora questo si vede meno le domande, comunque ora l'ho riportato. Io direi di passare all'area anziani, anche perché è un'area densa di interventi, di prestazioni. Fermateci voi quando... Fermateci, il progressivo aumento della popolazione anziana, siamo quasi vicini al 23% sulla popolazione residente, quindi con un aumento, lo vedete dai numeri,
degli ultra 65 anni, ma anche direi moltissimo gli ultra 75 anni, che in un solo anno aumentano quasi 200 unità, per esempio, sulla zona. E questo cosa significa? Che la speranza di vita è molto più alta, ma che ci si ammala, perché purtroppo la persona anziana ha una serie di problemi e quindi la condizione di non autosufficienza, anzi il rischio di non autosufficienza diventa progressivamente più alto. Sono aumentati più di 80 anni. Sì, molto di più, perché sono circa 400. Questo significa... L'aspettativa di vita si era fermata un po', così è aumentata. Dovete tenere conto, tu hai nel 7 o 10 anni circa, negli ultimi 30 anni. Quindi 10 anni in 30 anni, 10 anni di aspettativa, quasi 9 anni qualcosa. Sono sempre più soli. Come? Sono sempre più soli. Ah, questo è il E qui si sta già meglio rispetto a venendo altre zone, rispetto alle città, rispetto dove qui il tessuto sociale in qualche modo. Ma ci sono una scrittura, cioè, è un dato oggettivo. Indubbiamente è un problema di cui questo paese. Però ci sono lì, si vede che si riescono a mettere anche meno nelle residenze rispetto a Firenze, dove hanno nettamente più inserimenti e una lista d'attesa nettamente superiore rispetto alla nostra. Faccio un flash, qui siamo a 14-15 in lista d'attesa, sì. A Firenze siamo 180. Ora io l'avevo anche chiesto qualcosa. Sulla lista d'attesa poi la prossima volta si ripete. Cioè, è la domanda che ci si ricorda. Allora, sugli anziani, il panorama, anziani in carico durante l'anno 2016 sulla zona 4.459, 1.282 soltanto sul comune residente, il comune di Empoli, stranieri. Sono 0,62 sono stranieri, però detto andavo per il parte perché alcuni stranieri cominciano a invecchiare o arrivano insieme alla famiglia e quindi anche loro comunque poi accedono al sistema dei servizi sociosanitari e quindi anche al fondo. Valutati nell'anno 498, quando dico valutati mi riferisco all'UVM, l'unità di valutazione multidimensionale. Un altro dato interessante, accertati nell'anno, secondo la legge sull'accertamento di handicap, quindi come gravemente, come persone con handicap, solo nell'anno 2016 425 su Empoli accertati con handicap. Quindi che significa? Significa che su 425 accertati 262 sono in condizione di gravità. Sul discorso degli anziani, perché se lo vedo in una prospettiva nemmeno troppo a lungo termine, effettivamente 37 di questi anziani, sto portando ora i dati solo di Empoli, hanno una nomina dell'amministratore di sostegno. Chiaramente che significa? Su una situazione ad alta complessità dove il servizio sociale propone al giudice la nomina di un amministratore di sostegno, necessario in alcune situazioni proprio per gestire la situazione sia dal punto di vista della tutela del soggetto che della cura del proprio patrimonio soggetto. Ecco, quindi vado avanti, anche perché è vero, sarebbe necessario fare dei focus magari solo su alcuni argomenti, quelli che prioritariamente ci interessano in modo particolare. Cioè, quindi, mi scusi, sto continuando, su 13.000, 1.200 sono a carico, giusto, degli anziani? Allora, nell'anno 2016 il servizio sociale professionale ha avuto in carico 1.282 anziani. Sulla totalità, dicevo, rispetto a Empoli, il grafico che ci ha fatto vedere prima in aumento. Ah, allora, questo bisognerebbe andare nelle slide. Dunque, nei dati che ho mandato alla Faraoni presso l'Unione, all'Elisa, che li mandi a tutti voi, perché sono gli stessi dati ma con un trend sugli ultimi tre anni. Vabbè, quello magari si fa l'approfondimento nella volta che conviene spiegare perché. Sì, magari queste slide invece se ce le giro. No, queste le lascio qua, le lascio sul desktop, va bene. Allora, anziani, misura integrazione al reddito 24 su Empoli.
Diciamo che l'85% degli anziani in carica, l'80% sono non autosufficienti, quindi una bassa percentuale di auto, magari quelli più fragili, soli, che non hanno un tessuto familiare, diciamo, in grado di sostenerli. Sui non autosufficienti sono stati erogati 126 soggetti un contributi per l'assistenza, per il pagamento della, che integrino, insomma, aiutino il nucleo, l'anziano a pagare il, l'assistente familiare o la badante, come volete chiamarla. Invece sono aumentati 71 nel 2016 su Empoli i contributi a favore del familiare che si occupa dell'anziano, quindi si chiamano contributi sul caregiver. Ricoveri di sollievo 8 su, con risorse del fondo. Velocemente, queste prestazioni sono regolate in primis dal sistema regionale della non autosufficienza, che dà delle regole, diciamo, generali, e dal progetto locale, che ci dice quali sono i criteri per l'erogazione di questi contributi o di queste altre prestazioni, che possono essere anche inserimenti in struttura o centro diurno. Tutto è condizionato dall'elaborazione del piano personalizzato. Che parte dalla valutazione della, sì, il progetto personalizzato, nel caso della non autosufficienza, unità di valutazione multidimensionale. Assistenza domiciliare, abbiamo un totale sulla zona di persone anziane che hanno fruito di interventi domiciliari, compresa la domiciliare leggera, quindi quella che viene realizzata in convenzione con le associazioni volontariato. Sono 1322 soggetti sulla zona nel 2016, di cui 421 sul comune di Empoli, divisi in maniera, come dire, su tipologie di sostegno alla domiciliarità un pochino differenziate. Sabati sono quelle situazioni di assistenza domiciliare immediata successivamente alle dimissioni ospedaliere. È una tragedia. È una tragedia. Allora, no, esiste che esiste. È un'assistenza domiciliare dedicata, ovviamente, non a tutti quelli che vengono dimessi, ma a quelle persone che hanno una prive di supporto familiare. E la particolarità di questa assistenza domiciliare è che è un'assistenza domiciliare a tempo, ma non è soggetta a compartecipazione, quindi viene erogata direttamente senza fare richieste, presentazione di sé, proprio perché c'è questa, come dire, caratteristica dell'immediatezza, cioè bisogno di accompagnare la persona o alla ricerca di una soluzione privata, individuale, oppure alla valutazione da parte dei servizi multidisciplinari. Però è un intervento che sinceramente non è rivolto a tutti, però in molte occasioni è di aiuto, perché consente per quella settimana, 10-15 giorni, di dare un supporto, facilita anche un pochino la dimissione, la facilita nel senso, il cittadino, persone. Queste persone andranno a aumentare il prossimo anno. Qui c'è un altro progetto della Regione Toscana, è il progetto della, una struttura che valuta i bisogni più complessi, che darà diritto anche ad inserimenti temporanei in RSA, sempre con quota totalmente a carico del sanitario, cosa che finora non c'era, perché in RSA c'è la quota sanitaria e la quota sociale. Avremo la possibilità per 12 giorni di inserire queste persone in una struttura residenziale, quindi un RSA temporaneo. E questa è l'attivazione di questa struttura che si chiama Agenzia della Continuità Ospedale e Territorio. Un esempio di una persona che viene dimessa? Una persona che viene dimessa, una persona che ha avuto un intervento di femore, a casa non c'è nessuno che la possa assistere direttamente. Sì, qui abbiamo chiesto anche alle strutture, del nostro territorio, se avevano dei posti da mettere a disposizione per coprire questi 12 giorni che restano in carica. Lo chiederemo, ancora non l'abbiamo fatto. Il prossimo anno partirà questa. Questo anno, questo è un progetto. Sì, sono rimasto un po' di
Vado avanti. Allora, questa invece è, sono i dati relativi agli interventi semi-residenziali, quindi centri diurni per anziani o RSA. E i numeri sono questi: nell'anno 2016 29 anziani residenti sul comune di Empoli hanno frequentato centri diurni, 8 anziani autosufficienti sono ricoverati con tipologia di ricovero definitivo in RSA, sono quei soggetti, a parte sono stati autorizzati magari non durante l'anno 2016 ma precedentemente, che magari pur essendo autosufficienti o parzialmente avevano davvero necessità per condizioni di isolamento, di sofferenza, anche solo psicologica, di trovarsi o di trovare una collocazione in una RSA. Definitivi non auto 108, ricoveri, persone ricoverate per ricoveri temporanei sempre non auto 117 nell'anno. Quindi vedete che la temporaneità, cioè l'aspetto del ricovero temporaneo, in moltissimi casi diventa elemento essenziale per mantenere l'anziano al proprio domicilio, perché magari è necessario il ricovero temporaneo in un momento in cui la famiglia ha bisogno di sollievo, oppure in situazioni di post-acuzia, come si diceva prima, la frattura di un femore, la famiglia non ce la fa a riorganizzare la propria assistenza immediatamente, ma magari dopo un ricovero temporaneo in un modulo riabilitativo l'anziano riacquisisce magari qualche funzione e la famiglia si organizza per assisterla al meglio. Quindi il temporaneo è proprio una tipologia di ricovero fondamentale ed essenziale per mantenere la persona al proprio domicilio. Aggiungo che è un'impronta anche che questo territorio ha scelto da diversi anni a questa parte, quella di, come dire, privilegiare la domiciliarità e la temporaneità, perché la temporaneità supporta la permanenza a domicilio delle persone che ci possono stare, ovviamente. Ecco, insomma, quindi questa è un po' una scelta anche di orientamento che come servizio abbiamo fatto negli ultimi anni. Infatti gli inserimenti temporanei sono sempre di più di quelli definitivi. Questo ci consente anche, come dire, di utilizzare l'offerta in modo più ampio. Poi si apre un mondo, ci possono essere punti di vista diversi, però ecco, volevo anche spiegare il perché, cioè perché non è solo che non c'è, tante volte viene detto, non c'è disponibilità per fare i ricoveri definitivi, non c'è disponibilità, c'è anche un approccio che è quello di seguire quelle che sono anche le indicazioni del progetto regionale, del sistema della non autosufficienza che promuove la domiciliarità. Poi grazie, nel senso, cioè, però vabbè, è un tema sul quale si potrebbe discutere a lungo, eccetera, no? Poi bisogna sempre, come dire, fare queste affermazioni con la cautela di dire c'è cioè, situazione e situazione, questo non vuol dire uguale per tutti, non è, insomma, però tante volte, come dire, la visione dei familiari non corrisponde alla visione dell'anziano o quella che hanno i servizi, insomma. Cioè, e anche qui si apre un mondo. Questo è un ultimo dato sulla lista di attesa per l'ingresso in RSA. Su tutta la zona abbiamo 18 persone in attesa per i definitivi, 9 per i temporanei. Locker Premium è un altro progetto finanziato dal Ministero, riguarda alcuni anziani, per quanto riguarda Empoli 17 anziani che hanno avuto l'erogazione dei contributi, un intervento di sostegno economico. Chiaramente che significa? Significa in qualche modo bisogna dimostrare di spendere o aver assunto una badante per poter fruire anche sul Locker Premium di un intervento di sostegno economico, in questo finalizzato. Questo insomma. Sì, è riservato soprattutto per dipendenti pubblici? Sì, sì. Genitori o figli, è un ex INPS questo.
fondo, insomma, quindi è specifico per dipendenti, ex dipendenti, familiari. E familiari. Ovviamente, insomma, anche lì bisogna, qual è l'obiettivo finale? Mantenere la persona al proprio domicilio, anche perché qualsiasi anziano, nei limiti del possibile, è meglio dentro alle proprie mura domestiche, abitudini, affettività a cui è abituato. Poi ci sono situazioni in cui questo purtroppo non è possibile, però. Sorveglianza attiva, 172 anziani seguiti anche semplicemente per portare la spesa al domicilio, fare compagnia, la telefonata giornaliera, su un totale di 470, 172 anziani sono di Empoli. Soggiorni estivi ha una competenza Unione dei Comuni, così come l'attività di socializzazione, ora qui non entro nel merito, ma insomma è un'attività che viene svolta all'Unione dei Comuni e non è in delega alla ASL. Sono due bandi, vengono fatti annualmente due bandi, le associazioni del territorio rispondono, attualmente viene fatto il primo, i soggiorni, viene organizzato un viaggio prevalentemente d'estate e ci sono delle fasce di ISEE all'interno delle quali gli anziani fanno domanda e ottengono una compartecipazione nel viaggio, che va dal 60% tra 0 e 9 mila euro di ISEE fino al 20% da 11 a 13.500 euro di ISEE. L'altro invece sono attività di socializzazione delle associazioni di territorio e questa l'AUSER principalmente, così di Empoli. Fuscec, Castel Fiorentino in particolare, sono i comuni dove mi sembra ci sia maggiore. Sì. Area di disabilità, allora le attività sono tantissime, ora elencarle tutte diventa davvero molto impegnativo, potremmo fare un focus se necessario. La presa in carico è di 421 disabili nell'anno 2016 per quanto riguarda il comune di Empoli, complessivamente 1393. Anche qui comincia a presentarsi una percentuale di stranieri che è all'incirca l'8%, che equivale tra l'altro alla percentuale presente su Empoli. Di questi 421, 129 sono minori e accertati nell'anno complessivamente 113, quindi vuol dire che nell'anno 2016 ha presentato la domanda di accertamento handicap per cittadini residenti sul comune di Empoli, sono stati 113 gli accertati, di cui in condizione di gravità mi sembra solo 25 su 113. È chiaro che i benefici più grossi vanno e sono strettamente collegati non solo all'accertamento ma alla condizione di gravità. Abbiamo poi 182 alunni con handicap certificati e inseriti nella scuola dell'obbligo, non solo dell'obbligo, comunque dal nido fino alla scuola secondaria di secondo grado, quindi mi riferisco fino alle superiori, e nell'anno 2016 sono stati valutati per il collocamento al lavoro 42 soggetti. Questo è un po', diciamo, un primo quadro di interventi su questo settore specifico. Sono ovviamente, questi sono settori ad alta complessità per la condizione appunto e le caratteristiche della persona disabile, quindi con tutta una serie di accorgimenti e di interventi per sostegno, integrazione e socializzazione di questi soggetti. Io credo che però per l'area della disabilità credo che debba essere fatto, se ritorno un po' in indietro, indietro ancora, sì, tutto quello lì che di nuovo si è in qualche modo inserito in quello che sono gli interventi sulla disabilità, in particolare il fatto delle gravissime disabilità, perché è un finanziamento regionale che in qualche modo interviene in termini economici su persone che hanno una situazione di disabilità piuttosto rilevante. Poi in particolare mi interessava
mettere a fuoco il progetto di vita dipendente, perché tutto quello di che è il discorso in qualche modo che abbiamo visto anche nelle altre, che sono interventi domiciliari, contributi economici, servizi residenziali e residenziali, anche nell'area della disabilità ce l'abbiamo. Quello che in qualche modo si va ad aggiungere soprattutto su quello che riguarda l'area della disabilità sono tutti questi progetti che in qualche modo sono quello della vita indipendente, finanziato dalla Regione Toscana, il progetto di vita indipendente che in qualche modo ministeriale che in questo momento sta finanziando la Casa Vigli, dove sono ospiti 4 ragazzi, che è stato un progetto di via sperimentale. Ad oggi questa sperimentazione è superata, però poi l'FSE, che invece è un altro di quei progetti, che è l'accompagnamento al lavoro nell'area della disabilità, questo è un altro intervento molto positivo, ma io l'avevo spento. Quindi scusatemi, ma non arrivo nemmeno a magari indicherò finché lei non ha. Come? Sì, sì, questa. Sì, negli ultimi anni si sono aggiunte appunto tutte queste linee di finanziamenti speciali, si potrebbe dire, che hanno tutte richiesto una mobilitazione del territorio. E diciamo alcune linee sono state collegate a progetti, a domande individuali, e altre invece sono state collegate alla coprogettazione territoriale, quindi con tutti i progetti del Fondo Sociale Europeo, quello del Voto di Noi, insomma, a una costruzione di relazioni tra i diversi attori del territorio che insieme alle istituzioni hanno, come dire, lavorato dei progetti comuni, quindi sono queste due linee, situazioni, percorsi individuali a domanda che seguono accesso, valutazione e progetto individuale, e progetti che sì si rivolgono alle persone, però che hanno, diciamo, alla base una coprogettazione territoriale che coinvolge le imprese sociali, piuttosto che le associazioni, piuttosto che le ditte anche private, come il progetto LEA, insomma, sì. Per quello dell'FSE sull'inserimento al lavoro. Vorrei dire una cosa così che rimane per bani. Questo credo sul progetto della vita indipendente, la vita, cioè, a casa di eccetera, potrebbe essere veramente anche solo un argomento per una commissione, per capire come vengono valutati, cosa viene fatto, quali sono gli stanziamenti, c'è la presa in carico, la valutazione delle richieste individuali, eccetera. Benissimo. Cioè, io credo che questo sia senza la famiglia con questi problemi è ovviamente una famiglia che ha bisogno del sostegno da parte della comunità, e su questo credo che anch'io ci sia la cosa da discutere, da vederla per bene, da capire questo territorio che cosa sta facendo e cosa sta dando, perché ovviamente sono cose estremamente delicate. Se ci sono, quindi niente, rimane a verbale la richiesta, perché altre volte c'è stata infatti, come si vede, no? Nella parte azzurra c'è, cioè, quello che è l'attività ordinaria, sì, compresa nel, diciamo, storico, e questa è la parte che si è aggiunta nel di equazione. Vado avanti su questo, se ci sono altri elementi da approfondire, se no vado avanti. Sì, si può dire anche di questo, che intanto nelle 3 o 4 slide successivo, cioè la gamma di risposte alla valutazione del bisogno è di intensità variabile, perché si va anche qui dagli interventi di valutazione per l'inserimento lavorativo, quelle persone, di percorso, sì, del 68, quelle del top, dove erano, vai prima un attimo, inserimenti, quelle dei valutati per la legge 60, valutati per la legge 60, il collocamento al lavoro, legge 68, e qui si potrebbe dire che sono gli interventi di
minore intensità. Poi interventi domiciliari, interventi a scuola, che sono questi, il supporto nell'attività di socializzazione, l'attività di domiciliarità diretta, l'aiuto personale e tutta quell'altra gamma di interventi che sono questi. Dal progetto di vita indipendente, che questo sia realizzato a casa propria o in altra, diciamo, abitazione o sede, le gravi disabilità, la non autosufficienza e per finire la semiresidenzialità, se tu vuoi andare avanti ancora, e la residenzialità, che gli inserimenti, c'è stato un momento interessante, comunque poi semiresidenziali. Però volevo sottolineare questa gamma grande di possibilità che va ovviamente progettata sul bisogno individuale. Il bisogno, anche lì, è la combinazione da quella che è l'oggettività clinica, la valutazione della persona quando è possibile, la valutazione e il punto di vista della famiglia e anche il punto di vista però dei professionisti e degli operatori che possono dare il loro. Qui si va da persone che vengono inserite all'asilo all'adulto che ha bisogno, oltre ad essere inserito in struttura, ha bisogno anche di una persona che la guarda continuamente 24 ore su 24, quindi c'è stato, abbiamo un soggetto che ha bisogno, nonostante sia in struttura, di un'assistenza ancora maggiore per la struttura. C'è bisogno. Sì. No, io ho preso l'intervento, ma qui si farebbe lontano. Sì, ma volevo dire che c'è talmente tante cose, però ecco, facevo per rifocalizzare la cosa che ribadito più volte nell'arte è la specificità. Sì, questo l'abbiamo. Forse sei stata importante, no, ma è importante. Era per chiamare il medico. È apprezzato, no? Diciamo anche da questa slide, per esempio, abbastanza interessante su Empoli come negli altri comuni, che gli utenti nei servizi semi-residenziali, quindi centri diurni, sono molto molto superiori a quelli residenziali. Quindi vuol dire che la presenza di centri diurni, un'intensa presenza di strutture diurne permettono a moltissime famiglie di mantenere la persona al proprio domicilio. È ovvio, insomma, questo mi importa. No, mi piaceva sottolineare questa cosa sugli inserimenti socio-occupazionali delle persone disabili, perché sono davvero aumentati di 10 unità nel 2016 rispetto al 2015, grazie ad un lavoro importante. Quando lo vedi il sindaco di Bucecchio? Sì, che io dipende da tanti fattori. Sì. Anche perché in questo territorio l'inserimento socio-occupazionale che fai se c'è anche un tessuto. Esatto, compresa l'offerta da parte delle ditte, delle associazioni, delle imprenditorie. Che c'è stata una buonissima risposta da parte degli imprenditori anche a Daffia. L'inserimento intimo ad accoglierlo, che non sono facilitate dalle norme complessive. Casa Ventignano è quella dedicata, è il diurno dedicato a persone con affette da autismo, che fra l'altro insomma è un centro adolescenti. Sette sono di Empoli, complessivamente 31 nel 2016. Poi c'è questo progetto ADA, che Adattamento domestico. Adattamento domestico, quindi finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita, alla consulenza. Sono venuti su questa. Cioè è un progetto della Regione Toscana che ha messo a disposizione dei territori i consulenti che hanno effettuato insieme agli operatori del territorio delle valutazioni che sono state per il superamento di barriere architettoniche e di altri strumenti anche informatici per ridurre il problema della
disabilità. Quindi potrebbe essere legato all'ambiente casa come a supporti di tipo informatizzati per trovare delle soluzioni che possono facilitare la vita quotidiana. Allora, cioè, un esempio. È venuto un architetto, è venuto dove? Sul territorio, su in casa persone potevano chiedere la consulenza, cioè nella prima fase di questo progetto c'è stata la consulenza a situazioni che in qualche modo avevano una necessità di o abbattimento di barriere architettoniche, quindi valutare anche quali potevano essere delle soluzioni migliori, quindi non ho capito, mi era sfuggito, questo è il primo caso, che ho detto quell'affitto è accertamento di handicap per non superiore a 36.000 euro. Però l'altro aspetto è che la consulenza può essere data su elementi strutturali, tipo adattamento, scivoli, porte, bagni, o dispositivi di domotica o di attrezzature tecnologiche che possano anche essere facilitate nel lavoro piuttosto che nella. Maria Grazia, questo... Sì, anche questo qui appunto era quello che si stava accennando prima. Questo è un progetto legato all'autonomia, è un progetto dell'FSE, quindi con un finanziamento del Fondo Sociale Europeo. Interessa persone con disabilità che hanno il riconoscimento della legge 68, oppure che sono seguite dal Dipartimento di Salute Mentale. Le persone che sono state selezionate, perché anche nel bando era un numero identificato rispetto a quello che doveva essere la zona, sono già tutti avviati, sono tutti progetti che hanno trovato comunque, appunto come faceva presente la dottoressa Voltrini, la progettazione è partita da un tavolo di coprogettazione, quindi prendendo in esame tutta una serie di candidature che si sono presentate, e il tavolo è stato con 33 partner, che è stata una roba molto, molto, molto complessa, perché si parla di Empolese e anche Valdarno in questa fase. Quindi quello che abbiamo visto è che le aziende, laddove c'è un contatto diretto anche rispetto a... Questa è una situazione molto complessa, perché vuol dire anche proprio che ogni partner ha una sua specificità, che può essere la ricerca d'orientamento al lavoro, la ricerca delle aziende, il tutoraggio, quindi questo è stato avviato per tutte le persone che in questo momento sono state selezionate per questo progetto. E sono 200. Sono 200, di cui gli avvi sono di 134 persone. Quindi un numero insomma, è anche importante. Questi sono già tutti avviati. Poi c'è questa parte dell'Unione dei Comuni che fa, si occupa appunto del trasporto, di tutto il trasporto verso i servizi semiresidenziali per disabili. Viene fatto un bando al quale partecipano le associazioni di volontariato in una sorta di ASI, e il servizio ogni anno ha quel valore che vedete voi, che è 715.000 euro, e viene fatto in concerto con i servizi e le famiglie, perché poi i vari percorsi sono ogni volta riprogrammati in base alle nuove attivazioni, alle cessazioni. Sono sempre 715.000 euro tutti gli anni. Lo scorso anno erano meno, quest'anno mi pare che siano 10.000 euro in più. Forse era 705 lo scorso anno, non so, 715. Sono sì, circa 205, sono un po' gli utenti dei centri diurni per disabili. Agli adulti, anche qui misure di sostegno al reddito, domiciliarità, inserimenti lavorativi, semiresidenziali, residenziali.
E i due settori ad altissima integrazione sociosanitaria sono la salute mentale e il servizio per le dipendenze. Progetto URRA, un progetto specifico e vedremo poi di cosa si tratta. Adulti in carico, sono tantissime, quindi è davvero difficile. No, è impossibile. È quasi impossibile, quindi è, consideriamola oggi una prima, come dire, presentazione di una mole di cose. Allora, 475 adulti in carico nell'anno 2000, adulti vuol dire adulti senza figli minori, come dicevo prima, di cui stranieri 101, sono il 21%, e adulti per i quali è stato nominato un amministratore di sostegno sono 12, quindi su 478 12 effettivamente sono in condizioni di incapacità a tutelare la propria condizione, i propri interessi, e quindi è stato necessario fare una nomina. Qui integrazione al reddito, 85 persone hanno fruito di interventi di sostegno economico. E è chiaro che il grosso dei contributi sta più sull'area minori e famiglie, proprio perché la presenza di figli minori impone ovviamente un progetto che sostenga in qualche misura anche ovviamente i figli minori. Gli adulti sono più in grado in qualche modo di badare a se stessi, non in tutti i casi ma in alcuni sì, e gli interventi economici sul bilancio sanitario sono stati 14 per pazienti del servizio di salute mentale e 18 sulle dipendenze. Chiaramente qui il bilancio è squisitamente sanitario. L'intervento è sociosanitario, ma le risorse sono sul bilancio sanitario. Domiciliarità adulti, pochissimi adulti ovviamente hanno necessità di interventi di domiciliare diretta, ma invece sulle dimissioni, per facilitare le dimissioni dall'ospedale, quindi la SAD, come abbiamo visto per l'area anziani, ha un numero un pochino maggiore che equivale a 19 soggetti. Quindi il complesso degli adulti che hanno fruito di interventi di assistenza domiciliare sono 29. La dell'assistenza domiciliare integrata, cioè lì ci sono delle prestazioni che sono state erogate attraverso il percorso della non autosufficienza per persone che hanno meno di 65 anni, però avevano dei bisogni assimilabili agli ultra 65 anni. Qui inserimento lavorativo è il titolo di questa slide, proprio perché che cosa si propone il servizio: di attivare il più possibile l'autonomia del soggetto attraverso un inserimento nel tessuto sociale, se possibile lavorativo, nell'area della salute mentale. 25 sono stati gli inserimenti terapeutici e riabilitativi di cittadini di Empoli, mentre sulle dipendenze 26, 15 su soggetti caratterizzati da fortissima marginalità sociale. Quindi il totale sarebbe su Empoli 25 più 26 di 15. Se magari c'è bisogno di capire meglio, è chiaro in queste situazioni qui, no. Impossibile. Non so, sono noiosa, ci sarebbe bisogno di approfondire. Lo faremo, nel senso. Allora, finiamo intanto la presentazione delle slide e poi. Non so quante slide ci sono. Poche. Siamo, come dire, vicini, siamo vicini alla conclusione. Allora, adulti in servizi semiresidenziali su Empoli 1, 12 nei servizi residenziali. Che cosa significa? Si tratta di persone adulte, per lo più non auto, che hanno avuto e necessitano di un intervento e di un recupero definitivo in una struttura residenziale, perché la famiglia non c'è, perché non ce la fa, perché le condizioni sono. Adulti che magari per eventi, malattie, sono diventati in qualche modo non autosufficienti.
Salute mentale 21, servizi residenziali 27, gli adulti in carico al servizio dipendenze che sono stati in comunità terapeutica nell'anno 2016. Quindi 27 e 21 sono anche lì. Vabbè, qui si ragionava di questa prevalenza al suo incontro un'altra volta legata al fatto che queste persone a volte hanno preso la residenza qui. C'è sì, perché se non si spiega questa